Carico a disti, inquadri, presenza costante nell'italiano, direttore tecnico Angelo Montico. Sportivo, tecnico, grande. Sportivo l'altro. Angelo Montico ha portato i suoi piloti, li ha schierati anche al Pont de Vaux con un ottimo nono posto e si sono ripresentati al campionato italiano ottenendo un ottimo terzo posto con il pilota Beto. Beto purtroppo non parla italiano e quindi Angelo ci fa la cortesia di tradurre. Angelo, punto di vista della gara da parte di Beto che ha combattuto per tutta la gara con Frederick Clemente. What do you think about the race that you have fight on the race with Clemente? I have good start, then I see Clemente in the back. Ho fatto una bella partenza, poi ho visto Clemente dietro, prendi lui che è più bello. Then I try only to don't do mistakes. Poi ha provato, si è cercato solamente di non fare solamente errori difendendo la sua posizione. Al penultimo giro abbiamo visto un Fred aggressivo comunque sulla sua posizione. È stato difficile gestirla? The last two laps he say that they have seen very very aggressive Fred and he was difficult to manage the situation. For me it was the same difficult from the beginning to the end. Dall'inizio alla fine. I defend without a problem. Sì, perché ho difeso la sua posizione. Ho pensato solo a difendere la posizione che andava, se non andava a prendere gli altri. Angelo, le possibilità tecniche di per permettere a questi giovani di andare ad agganciare il due di testa? Claro. Non è vero. Tecniche? Claro. I piloti? Tutto quello che vuoi. È un problema di TPS, troppo il position centro. Se il TPS sta sempre verso il centro, allora la moto va forte. Ma se il TPS sta verso 60, 70, la moto non va. E chi controlla il TPS è questo. È il pollice. Quindi non pensi qualche modifica per gara 2? No. Le uniche modifiche adesso a livello di sviluppo. C'è ancora in ballo una testa con delle valvole ancora più larghe rispetto a quella che abbiamo, che sta già provando lui. Io sto già provando una testa con delle valvole che sono un millimetro più larghe rispetto a lui. Però abbiamo visto che abbiamo ancora spazio di lavorazione e andremo con 2 millimetri, ma non è tanto da dare potenza alle moto A, tanto per fare un kit finito. Angelo, caratteristiche le tecniche adattamento della moto a questi salti veramente strani, poco in altezza ma gran botta all'atterraggio. Anche lì fa tanto il pilota, perché se tu pensi in America non hanno una situazione che siamo noi. Noi non riusciremo a girare perché sono delle moto che sono morbidissime, non puoi sbagliare un salto. Loro qua sbagliano salti, più sbagli salti più devi indurire perché fanno arrivare a fine corsa. Chiaro. Più bravo sei, più tieni una moto bassa, più la tieni. Nella chiusura del salto ti puoi permettere di azione morbido, quindi assorbire. No, la rampa, tarare della rampa non ti necessita molto. Però devi essere più bravo. L'ammortizzatore non può fare il salto che fai bene e vedere il salto che fai male e cambiare settaggio da solo. Quindi devi essere tu a dire bene, o la moto dura certi salti, in certi posti mi trovo male, o la moto morbida non posso sbagliare niente. Che fanno. E i piloti? I piloti la tengono morbida e sbagliano lo stesso. E se no il direttore tecnico? E sbagliano lo stesso. La tengono morbida e sbagliano lo stesso. Quindi, aspetta loro. Sei un grande, ci rivediamo in gara 2, dopo gara 2 per un'intervista sulla posizione. Quando vuoi. Grande Beto.